E ora parliamo di Rondine, Cittadella della Pace, l'organizzazione internazionale fondata ormai oltre 20 anni fa da Franco Vaccari, che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo attraverso la formazione di giovani leader e la diffusione del dialogo e la cultura della pace. Da qualche anno allo studentato internazionale, dove vivono e studiano giovani provenienti dai luoghi di conflitto, provenienti da tutto il mondo, e dove attraverso un percorso imparano a superare l'odio e a costruire relazioni di pace. A questo è affiancato il progetto da circa 6 anni del quarto anno Rondine, questa volta un progetto destinato agli studenti italiani che appunto hanno modo di applicare anche nelle scuole italiane il metodo Rondine, un percorso di educazione e formazione riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione. Elisa Cappiello e Francesco Simi, che sono nostri ospiti stasera, hanno fatto il quarto anno Rondine. Buonasera, benvenuti. Buonasera. Buonasera. Francesco, cos'è stato per te frequentare il quarto anno Rondine? Allora, partiamo dal presupposto che io sono uno studente aretino, che è una cosa abbastanza peculiare, perché il quarto anno è un'esperienza che interessa ragazzi provenienti da tutta Italia e provenienti da contesti che sono molto diversi tra loro. Quindi mi verrebbe da dire come prima cosa appunto la diversità, il poter incontrare contesti diversi, sensazioni diverse, percezioni diverse e la relatività di questo. Poi sicuramente il quarto anno è un'esperienza che ti permette di maturare. I ragazzi che frequentano questo anno appunto vengono dalla fascia 17-18 anni, quindi è un periodo di molti cambiamenti che porta quindi poi ad aver bisogno di trovare un equilibrio, trovare un ordine. L'esperienza del quarto anno è un pacchetto formativo che ti permette proprio di decostruirti, quindi perdere in qualche modo quelli che erano i falsi miti magari che avevi nella tua epoca adolescenziale, e poi ti permette di invece trovare una direzione della tua vita, sia a livello professionale che a livello anche di volontà di portare qualcosa di buono nel tuo territorio d'appartenenza. Intanto ricordiamo attraverso la tua esperienza come si può partecipare al quarto anno. Tu facevi, che studi facevi? Io ho studiato al liceo scientifico Francesco Radi di Arezzo. E poi ho scelto di fare un percorso del quarto anno liceale di eccellenza, che è sostanzialmente come iscriversi a un normalissimo anno scolastico, solo che prima bisogna fare un'iscrizione, poi una selezione, poiché è un numero limitato di posti, e non appena si riceve la lettera di ammissione, appunto, semplicemente farai un anno all'interno del borgo di Rondine con il metodo Rondine, e poi il quinto invece nella scuola che hai lasciato. E tu lo hai un po' accennato, cosa c'è di diverso in questo quarto anno? C'è di diverso che è un percorso che si sviluppa in 3 dimensioni. Il primo è la didattica, che non è una normale didattica perché appunto è un percorso sperimentale. Si sviluppa nella cosiddetta didattica innovativa, quindi un metodo che cerca di abbattere la frontalità e cercare di coinvolgere a 360 gradi lo studente. Poi c'è un altro aspetto, che è la vita quotidiana a Rondine, che permette innanzitutto di sperimentare quello che si impara nelle relazioni con i propri compagni, e poi ovviamente si entra a contatto con lo studentato internazionale di Rondine, che è un insieme di ragazzi che è assolutamente arricchente per noi. E poi l'ultimo aspetto, che è il percorso Ulisse, che è un percorso di crescita personale, che è il vero pacchetto formativo che porta un'innovazione a Rondine, dove noi siamo seguiti da un tutor di classe che ci fa compiere un percorso che si sviluppa sul livello di scoperta di se stessi, scoperta della relazione con l'altro, quindi anche a livello di educazione relazionale, e poi scoperta del mondo a tutti gli effetti. Ad esempio facciamo normalmente una gita di una settimana a Bruxelles, dove impariamo a conoscere le istituzioni europee. Cosa ti ha dato personalmente il quarto anno, visto che l'hai fatto, certo, insomma, ormai qualche anno fa? Sì, personalmente mi ha permesso di sviluppare la direzione e l'autostima che avevo bisogno per riuscire a portare qualcosa di buono
nel mio territorio e quindi penso di poter dire che sto dedicando i miei giorni nel appunto portare nel mio piccolo qualcosa di buono. Io immagino che già questo magari lo hai fatto tornando anche dentro la tua scuola per certo, il quinto anno. Certo, perché comunque molti studenti lo vedono come un'isola felice, uscire dal proprio contesto per andare in un contesto che è ovviamente protetto. Però invece è tutta una palestra che poi nel momento in cui te ritorni nel tuo contesto finito l'anno, ti senti carico di un bagaglio culturale che ti permette di invece sviluppare la tua leadership nella quotidianità, quindi che vedi appunto anche il contrasto rispetto a prima. Tu invece, Elisa, sei arrivata a Rondine da Pistoia. Sì, infatti a differenza di Francesco faccio qualche chilometro in più per venire qua ad Arezzo, però vale ogni metro perché sinceramente è stato proprio quell'uscire dalla zona di comfort che mi ha permesso di fare il salto in più, che mi permettesse di ricercare la mia strada personale con coraggio. E poi che cosa è successo una volta conclusi gli studi, che hai fatto tesoro di questa esperienza e hai cercato anche di restituire qualcosa proprio al tuo territorio? Esattamente, perché in poche parole a Rondine danno anche degli strumenti pratici per aiutarti a realizzare nel tuo luogo di provenienza un progetto di ricaduta sociale, il che significa riuscire ad avere un impatto concreto in quelle che sono le problematiche o le mancanze della tua città e provare a risolverle con la tua mano giovane e con una visione alternativa, internazionale, multiculturale che ti è stata data a Rondine. L'ho fatto con un progetto che va avanti dal 2019 insieme ad altre persone. Quindi non hai perso tempo a mettere in pratica subito. Esattamente. E durante il Covid abbiamo realizzato delle videoconferenze per far incontrare giovani con esperti di tematiche di attualità, ecologia, giornalismo, psicologia e successivamente a questa prima fase Covid siamo riusciti invece ad arrivare in concreto nelle scuole con un laboratorio che ha portato in tre classi delle scuole superiori degli incontri di nuovo con esperti sulla tematica prettamente relazionale, sulla comunicazione non violenta, conoscenza di se stessi e relazione con gli altri. Questo perché abbiamo voluto dare una risposta anche da parte nostra al contesto proprio della pandemia che aveva colpito particolarmente la nostra città. Quindi qual è stato l'input che ti ha dato poi l'idea di creare questo gruppo che ha un nome? L'Angolo di Apollo. Sì. L'Angolo di Apollo? Sì. Ok. Perché volevamo ritagliarci un piccolo spazio per la cultura di noi giovani. E l'impulso è stato capire che potevo avere un impatto nella mia quotidianità, che non ero solo una studentessa delle tante, ma ero una persona con capacità, una persona con ambizioni e queste potevano essere realizzate. Rondine non fa magie, ma ti aiuta a credere in te stesso, in poche parole, perché ogni persona è speciale a suo modo. Certo, e soprattutto ti anche immagino aiuta a capire come incanalare, come distribuire le tue capacità. Esattamente. Riesce a farti capire quali sono i tuoi punti di forza. Ovviamente nelle scuole superiori accade spesso che in una classe si cerca di indirizzare tutti verso il medesimo percorso o il percorso del professore. Invece a Rondine ogni studente ha il proprio percorso, ogni materia viene adattata sulla pelle dello studente. Come è organizzato il gruppo? Raccontaci un po'. Allora, siamo in tre ragazze, ancora troppo poche, però ci stiamo lavorando. Io sono la project manager, abbiamo una ragazza che si occupa prettamente dell'aspetto delle formazioni e una ragazza più dell'aspetto comunicativo. Quest'ultima è Mara Breschi, l'altra è Eleonora Marconi e siamo tutte e tre di Rondine, ma di annate differenti. Io sono la più grande e le altre sono di 2 anni più piccole. E state continuando a organizzare attività? Sì, quindi abbiamo appena concluso l'ultima nelle scuole, il laboratorio.
E il programma è di farne di ulteriori, anche ampliando la rete sociale a Pistoia, la nostra città di provenienza, e però facendo innanzitutto questo passo di allargamento del team. Il territorio come ha risposto a questa proposta giovane? Molto positivamente. Nel primo periodo della pandemia abbiamo fatto un sondaggio per capire le intenzioni dei giovani e gli interessi dei giovani in nuove attività condotte da noi stessi, e abbiamo avuto tantissime risposte, 250 circa, il che è significativo soprattutto per Pistoia, perché è conosciuta come una città un pochino addormentata, alcune volte diciamo così, nella nostra città, perché è difficile trovare persone attive, e soprattutto sull'ambito sociale tra i giovani, sì. Quello che cerchiamo di fare stasera con questa trasmissione è andare fuori dalle generalizzazioni, no? Quando si parla di giovani molto spesso si parla dei problemi dei giovani, del fatto che i giovani sono tutti in un certo modo, hanno tutti quel mm-hmm. problema, e invece vogliamo raccontare delle storie diverse, e negli ultimi secondi che abbiamo a disposizione vorrei capire anche con voi che cos'è che vi dà fastidio quando leggete questo ritratto dei giovani e come vorreste cambiarlo. Cosa vorreste far sapere invece? Come sono i giovani? Secondo me i giovani sono delle bombe di idee in realtà, però il contesto è talmente inscatolato, talmente formalizzato, che è difficile piuttosto per i giovani rientrare in questi schemi per realizzare le loro idee. Esatto, spesso non si riesce magari a dare spazio a una creatività che non viene compresa dal contesto e che, appunto, come ha detto Elisa, cerca sempre di indirizzare le persone verso una direzione singola. E poi spesso ci sono dei casi di mancanza di educazione di base, quindi sicuramente l'obiettivo deve essere quello di accompagnare la persona e vederla come tale per riuscire a permettergli di esprimersi in maniera creativa e non distruttiva. Grazie a Elisa Cappiello, Francesco Simi, di essere stati con noi questa sera. Grazie. Grazie e a buon lei. Lavoro Grazie. A tutti i vostri progetti. In bocca al lupo. Grazie mille. Noi ci prendiamo una pausa, torniamo tra pochissimo.